Il ponte di Guastaconcio a Paglieta, crollato il 14 febbraio scorso, non è solo un ponte sul fiume, ma è un'importante infrastruttura che collega la parte settentrionale alla parte meridionale della valle. Sindaco Ernesto Graziani, lei ha messo intorno a un tavolo tutti coloro che possono e devono fare qualcosa per accelerare i tempi. Sì, questa è la finalità di questo incontro, che non ha affatto carattere divulgativo, ma pratico, organizzativo, per procedere appunto nel tempo più rapido possibile alla ricostruzione di questo ponte. Lei andrà avanti con la richiesta dello stato di emergenza, appoggiata anche dalla Regione, qui presente l'assessore Campitelli, e poi si è disponibile anche eventualmente fare il commissario? Beh sì, io assolutamente. Nei prossimi giorni formalizzerò questa richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza, che è un'attività propedeutica alla nomina del commissario in grado di poter accedere ad alcuni fondi che sono poi quelli che potrebbero essere utilizzati come ristoro a tutti quegli operatori economici che hanno subito un danno dalla perdita di questo importante nodo viario. Presidente, dunque la provincia che è competente per questo ponte, come si sta muovendo? Abbiamo intrapreso fin da subito tutti i colloqui utili per trovare i fondi, per attuare la programmazione, ovvero la progettazione, a breve andare in appalto e quindi in esecuzione, ed essere degli acceleratori di grande velocità su una vicenda che deve restituire serenità, viabilità, fruibilità a una comunità, a un territorio, a una sua economia. I fondi quanto ammontano quelli richiesti? Avevamo preventivato all'inizio un 2.200.000 euro, con la nuova progettazione, con l'aumento dei costi, con tutte le vicende che ben conosciamo dovute al contesto economico, si aggira la cifra intorno ai 2.700.000 e 2.800.000, fondi che riusciamo a garantire grazie all'utile interlocuzione col Ministero dei Lavori Pubblici. Assessore Nicola Campitelli, ampio sostegno anche dalla Regione affinché tutto proceda nel modo più veloce per ricostruire il ponte. Assolutamente sì, non mancherà il sostegno da parte della Regione Abruzzo per quella che potrà essere l'intesa. La richiesta dello stato di emergenza che il Sindaco farà al Presidente della Regione Abruzzo, al Presidente della Provincia, noi faremo la nostra parte, anche se poi lo determinerà il Governo e non sicuramente la Regione Abruzzo. Un unico obiettivo: restituire il prima possibile questo ponte, questa infrastruttura strategica ai cittadini. Senatore Luciano D'Alfonso, lei ha dato importanti consigli affinché si arrivi a più presto a ricostruire questo ponte. Primo, convocare una conferenza dei servizi permanente tra tutte le figure coinvolte e possibilmente competenti. Secondo, attivare la richiesta di un commissario governativo straordinario a firma del sindaco, presidente di provincia, regione e soprattutto prefettura. Terzo, coinvolgere da subito tutti i soggetti che possono preanticipare il parere, in maniera da non essere colpiti e stupiti dai costi rilevanti che di sicuro possono uscire come sorpresa. Io penso che va colta questa occasione per fare benissimo, anche attivando un possibile cantiere per un ponte in baile temporaneo.